E veniamo ad Andria, dove Monsignor Luigi Mansi, appunto vescovo della diocesi di Andria, ha presieduto la concelebrazione con cui si è chiusa l'edizione 2019 della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La celebrazione si è tenuta presso la chiesa di San Paolo Apostolo di Andria e Teledeon l'ha seguita in diretta. Ascoltiamo un breve passaggio dell'omelia del vescovo. La conclusione del Vangelo di Marco, dove Gesù manda in missione i suoi discepoli. Andate in tutto il mondo. Il collegamento qual è? Penso che possa essere questo per noi. Più ci convertiamo al Vangelo, più ci lasciamo convertire dalla parola del risorto, più diventiamo capaci di missione, di essere missionari. Noi che esercitiamo il ministero sacro abbiamo da farla questa riflessione, perché il ministero che ci è dato non è soltanto per curare, coltivare, coccolare forse, ipernutrire le pecorelle del gregge, della quale una rappresentanza siete voi che state qui, no? Ma il nostro ministero è annunciare, testimoniare, portare Cristo ai lontani. Una chiesa in uscita, dice sempre Papa Francesco. Dar da mangiare il pane della parola, della verità, del bene a chi è lontano e aspetta magari l'occasione propizia per accostarsi al Signore. L'occasione propizia siamo noi a darla, a crearla, a costruirla, a inventarla. Paolo, quando ha incontrato il Signore, la prima cosa che è successa qual è? È caduto a terra e poi si è rialzato. È una immagine, un'icona di quello che deve accadere sempre nel nostro processo di conversione. Ma io credo che può essere anche un'immagine di quello che può accadere qualche volta. Il Signore permette che noi possiamo anche cadere, avere rovinose cadute. Ma se quelle rovinose cadute, come fu per Paolo, diventano occasione per rientrare in noi stessi e per cambiare la rotta della nostra vita, in che direzione? In direzione missionaria? Perché Paolo, appena accaduto questo, nel giro di poco tempo, certo ha dedicato un po' di tempo alla riflessione e alla preghiera, ma poi ha cominciato a fare quello che ha fatto per tutta la vita, fino al martirio anche lui a Roma. È stato un missionario, instancabile, infaticabile, nessuno e niente l'ha fermato. Opposizioni, persecuzioni, tempeste, naufragi, ma era più forte di lui, doveva testimoniare quel Cristo che lo aveva salvato. Allora, cari fratelli, noi concludiamo l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, è un obiettivo che sta davanti a noi. E tutti questi discorsi alla fine ci portano anche a questo. L'unità non sarà mai frutto di nostri sforzi, ma sarà dono di Dio e noi lo dobbiamo accogliere dalle sue mani, convertendoci. Più ci convertiamo alla missione, più sentiamo il bisogno, il desiderio, il sogno di essere uniti, perché con una espressione popolare ma profondamente evangelica, l'unione fa la forza, anche nell'annuncio del Vangelo.